Caro Nicola Zingaretti, questo emiciclo è sotto forma di lettera nei tuoi confronti e non ha nessun pregiudizio, però è bene mettere le cose in chiaro. Allora, caro Nicola, ascolta bene, che tu sia diventato europeo va benissimo, quindi io non appartengo a quella sinistra che non accetta il confronto con nessuno o che in un momento del genere sta lì a fare troppe distinzioni. A me Carlo Calenda va bene. Purché si dia una calmata però, purché la smetta di insultare la sinistra, purché riconosca anche di avere dei limiti. Cioè, quest'uomo non è onnipotente e se lo deve mettere nella testa. Non è un portatore di voti, secondo me sposta ben poco e anche questo se lo deve mettere in testa, eh? Lui, gli orizzonti selvaggi e tutte quante le sue trovate. Deve cominciare a rispettare un pochino di più gli altri, deve cominciare a rispettare perfino Di Maio, lo dico con molta franchezza. Perché non è che quando lui era ministro dello sviluppo economico abbiamo avuto il boom degli anni 50-60. Chiaro? Quindi Calenda, calmati un momento, eh? Perché tu non sei Dio. E questo modo di fare così, diciamo, fastidioso e fermiamoci qui, non è accettabile. Non è accettabile. Qui serve un'alleanza larga, più che mai. Bisogna assolutamente includere articolo 1. Bisogna assolutamente recuperare più voti possibili a sinistra. Io sono dell'idea che adesso lo posso dire, sono dell'idea che servirebbe una lista unica della sinistra, unica, una cosa che andasse da Sinistra Italiana fino all'Abonino. Perché guardate che non si può scherzare in un momento così decisivo per la vita dell'Europa. Noi non possiamo pensare che ci sia un secondo tempo, non c'è un secondo tempo. Il 26 di maggio si decidono i destini di questo continente, si decide se questo continente rimane un punto di riferimento per il mondo dal punto di vista dei valori, dei principi, dei diritti o se questo continente va alla deriva, quindi non possiamo stare a perdere tempo dietro distinzioni fesse di cui fra 20 anni ci verrà chiesto conto. Bisogna avere anche un orizzonte, questo sì selvaggio, caro Calenda, un orizzonte più ampio, un orizzonte più largo, un orizzonte pienamente e convintamente europeista che consenta di guardare oltre il contingente. Questo è il punto. Di fronte a questa destra, di fronte alla destra che abbiamo visto sfilare a Verona, serve una sinistra unita, coesa e forte. Serve una sinistra ampia, una sinistra nella quale la si smetta di farsi la guerra l'uno con l'altro. E anche questi più europidi dovrebbero piantarla, lo dico con molta franchezza, dovrebbero piantarla, di stare a dare patenti agli altri, perché voi non siete perfetti, eh? Voi quanta coerenza state messi abbastanza maluccio, quindi fatela finita. Non siete Altiero Spinelli voi, chiaro? Non lo siete mai stati e non lo sarete mai. Mettetevelo in testa e datevi una calmata anche voi. Queste distinzioni continue, costanti, senza senso in un momento del genere non ce le possiamo permettere. E lo stesso vale per articolo 1 MDP. Articolo 1, io spero che sabato e domenica prossima a Bologna decidano l'unica linea di buonsenso, cioè confluire nelle liste di Zingaretti e andare avanti in un progetto unitario che poi deve presupporre per forza di cose superare la stagione renziana. A me di quello che dicono i renziani non me ne frega assolutamente niente, lo dico con molta franchezza, non me ne frega niente, chiaro? Non me ne frega niente di quello che dicono. Le scuse che loro chiedono agli altri, cominciassero a scusarsi loro per i disastri che hanno combinato, questa rivendicazione di aver fatto tutto bene fa a schiaffi con la realtà, non sta né in cielo né in terra e la piantassero, perché se siamo ridotti così è colpa delle loro riforme, diciamo, delle loro controriforme, dei loro errori, della loro protervia, del loro pateracchio sulla Costituzione, dell'approvazione di ben due leggi elettorali con la fiducia. Una cosa indegna che si era vista soltanto due volte nella storia della politica italiana, ossia sotto il governo Mussolini con la legge Acerbo e durante il dibattito sulla cosiddetta legge truffa di De Gasperi, due volte in quasi un secolo di storia italiana, di cui una sotto un regime.
Una vergogna che non sta né in cielo né in terra. Per colpa loro si è buttata via un'intera legislatura. Quindi loro sono quelli che non possono aprire bocca nei confronti di nessuno. E sia chiaro, quando si dice tirare una linea, si dice tirare una linea e tirare una linea a tutti. La sinistra deve piantarla con queste divisioni fesse, eh? La sinistra deve piantarla su tutti i fronti. E deve piantarla anche a sinistra del PD, perché per me non ha senso, non sta né in cielo né in terra la lista delle donne. Io ho sentito fesserie che non stanno né in qua né in là, cose fuori dal mondo. A 2 mesi dal voto continuano incertezze che non esistono, continuano titubanze che non hanno senso, che dimostrano la piccineria di certi personaggi politici. Personaggi politici che saranno spazzati via dalla storia e dalla realtà. Questo è il punto. Oltretutto in un momento in cui l'Italia rischia l'osso del collo perché stiamo andando verso il baratro di una recessione, di una perdita di credibilità in Europa e nel mondo, quindi stiamo andando in un caos totale. Siamo in un contesto nel quale c'è un attacco concentrico e continuo nei confronti del ministro dell'economia, che non è che sia una cima, però è anche uno che un pochino più di questi altri ne capisce. Quando dice che ha paura per lo spread e per i conti pubblici, Tria ha ragione. Quindi un Partito Democratico un po' più sensato dovrebbe dire che Tria ha ragione e smetterla, smetterla con questa campagna elettorale permanente. Io ho sentito stupidaggini che non stanno né in cielo né in terra, pure per quanto concerne le auto blu. Fatela finita! Il grillismo ha fatto danni inenarrabili. Così come ha fatto danni inenarrabili questa definizione stronza di casta. Basta! Basta! È dal 2007 che stanno appestando il dibattito pubblico con queste fesserie. Basta! 168 milioni per comprare 8.250 auto significa 20.000 euro ad automobile. Cioè significa un'automobile di medio livello, un'automobile da media borghesia. E se è vero, come è vero, che buona parte di quelle saranno destinate anche a scorte, anche a magistrati e via discorrendo, la casta non c'entra nulla, c'entra il buon funzionamento di un paese democratico che ha bisogno di tutelare i suoi magistrati, i suoi pubblici ministeri, ha bisogno di tutelare chi rischia la vita per svolgere il proprio lavoro e ha bisogno di tutelare anche il suo governo da chiunque sia composto. Chiaro? Ha bisogno di tutelare i giornalisti sotto scorta, ha bisogno di tutelare tutti coloro che rischiano qualcosa. E finiamola con queste stupidaggini. Un partito serio non fa queste polemiche. Non si fa prendere per i fondelli dalla finta egemonia inculturale di un soggetto politico che grazie a queste stupidaggini è venuto al potere e che per colpa di queste stupidaggini il potere non lo sa gestire e non ci riesce e sta combinando disastri. Basta! Un partito serio non può essere quello dei meno soldi ai politici. Mi riferisco anche al caso di Zanda, parlo con molta franchezza. Il PD deve cominciare a dire molto chiaramente che la politica buona costa, che abolire il finanziamento pubblico ai partiti è stata una puttanata di dimensioni bibliche e che bisogna ripristinarlo immediatamente e che bisogna anche dire che i parlamentari devono poter andare in giro vestiti da parlamentari, leggere libri, essere persone di un certo rango. Poi il problema è chi ci metti, non può fare il parlamentare il primo cretino che passa, questo è il punto. Ma un parlamentare non è un cittadino come tutti gli altri. Finiamola con questa stupidaggine, finiamola di dare carburante a questa egemonia fasulla di una massa di speculatori che ha devastato la politica italiana e ci ha ridotto in una condizione di degrado senza precedenti, culturale, morale, valoriale e anche materiale, dopo tutto quello che abbiamo visto. Finitela! Finitela! Zingaretti, io voterò soltanto, e lo dico con molta franchezza, voterò soltanto un partito che la pianti col populismo da strapazzo, perché in un momento del genere, di fronte a un Salvini, di fronte a quello che sta succedendo nel mondo, di fronte all'ascesa di una destra fascista in tutta l'Europa e in tutto il mondo, di fronte a una condizione del genere, noi tutto,
Tutto possiamo permetterci, fuorché di continuare con queste polemiche da catto e da miserabili che distruggono ulteriormente quel poco che resta della nostra storia, della nostra tradizione e della nostra dignità. Chiaro? Quindi un partito democratico votabile è un partito democratico, per quanto mi riguarda, che abbia al suo interno una sinistra, un centro, un mondo liberale che però abbia rispetto degli altri, caro Calenda, ribadisco, comincia a rispettare gli altri, che sia iscritto al Partito Socialista Europeo, per quanto io pensi tutto il male possibile dell'attuale Partito Socialista Europeo e del suo candidato Timmermans, che reputo inadeguato in quanto vice di Juncker. E noi le cazzate le facciamo solo in Italia, le fanno anche all'estero. Le cazzate sesquipedali le fanno anche all'estero, lo dico con molta franchezza, ma finitela, finitela, perché non ci possiamo permettere di avere una forza politica sotto il 22-25%. Non ce lo possiamo permettere, pena la scomparsa. Chiaro? Io quando leggo Cacciari, che non è un mostro di simpatia, però è uno che sa di politica, che dice una cosa più che giusta, l'altro giorno sul Dubbio, dice: io accetto di partecipare soltanto se c'è un accordo fra europeisti moderati, guidati da Bonino e Calenda, più demokratiziani incompatibili col mondo di sinistra simile a MDP, più appunto la sinistra socialdemocratica con un programma radicale. Quando io sento Cacciari che dice questo, dico c'ha perfettamente ragione. Una personalità del suo calibro si può candidare solo se c'è un'alleanza fra socialdemocrazia e mondo liberale, con un impianto socialdemocratico prevalente, con l'idea che basta con questo liberismo da strapazzo, che basta con questa sinistra wannabe, che basta con questo disastro blairiano che è stato un cancro per l'Inghilterra e per il mondo, che se quelli stanno con la Brexit è anche colpa sua, basta, perché è assolutamente indispensabile aprire una pagina nuova, non in Italia, ma in tutta Europa e in tutto il mondo. Un partito democratico che si ponga come unico obiettivo bilanciare le sue maledette correnti per prendere quattro miserabili voti in più, è un partito democratico destinato, uno, all'estinzione, due, a condannare il paese a un declino senza possibilità di freno. Questo è il punto. Quindi, caro Zingaretti, con stima e con fiducia nei tuoi confronti e nei confronti delle tue capacità, ti dico da elettore e da uomo di sinistra, ti dico che io sono pronto nel mio piccolo a fare la mia parte solo se tu fai la tua fino in fondo e solo se costruisci qualcosa che sia molto, ma molto di più di un pateracchio, perché un pateracchio non è votabile, non ce lo possiamo permettere in una stagione del genere.